Ricca, però Maremma Cano, un mal di schiena io, con quel trattore, ma che passione ci dà con il trattore? Oh, che ti lamenti sempre, lei è praticamente dei taxi dei contadini. Sì, ho capito. Ma male, ci sono contadini e ti danno un passaggio, lamentati. Vabbè, ma scusa, abbi pazienza, ma dove siamo qui? Qui siamo a Calci, questo è un posto meraviglioso, non te lo conosci Calci? No. Ecco come te lo può conoscere. Andiamo. Guarda dove ti ho portato, questo è il famoso Circolo Acli di Ponte Grande. Questo ha vinto il primo premio internazionale per la foto più bella, cioè su The Observer in Inghilterra. Io non l'hanno premiato. Vieni con me, andiamo, siamo bellissimo, ricca, mi piace. Vai ricca, vai. Buon carico? Vai. Oh via. Vale. Eccolo qui, nostri! No, con queste sono 70. Mi dispiace, cari ragazzi, ci avete da pagare da bere. Però vabbè, culo, veramente. Non ci sa culo, ci sa sete. Vai, d'uova, ci avete da andare a pagare due spume. Ma Oricca, si è perso davvero. Sì, però, pigliare due spume. Però, si può dare vincita. Per vincere noi ci vuole un miracolo, ve lo dico io. Ascolta, io vado via. Non è il caso di stare. No, non me lo fa arrabbiare, perché già le ha citato di su. Per piacere, no? Scusate, scusate. Ma che sapevo davvero che per farti fare il miracolo? Ven via, dai! Che miracolo? Ma che te se tu mi hai fatto giocare il carico, non te lo sapevi, c'avevi tre di biscotti. Ma ricca, ancora, ma per due spume, dai! Ma smetti, goditi piuttosto invece Calci. Guarda che bellezza, siamo venuti! Bella, bella! Guarda che bellezza questa, lei è la Pieve di Calci. Pensa, è un'antica chiesa romanica che lascia quasi 1000 anni. Esatto. Anzi, di più secondo me di 1000 anni. E pensa che lei è anche intitolata ai santi Giovanni e Ermolao, che sono protettori... Lo so io, sono protettore di Giovanni Briscola a Calci. Non è possibile, abbiamo cura a questa maniera, non c'è più. Dai, ricca, smettila, dai! Ricca, ma che tu fallo? Vuoi andare a vedere che c'è là? Dove andiamo? Vedi come si va a fare un giro. Però stiamo attenti, andiamo piano perché ci vedi la strada, le pianatorie, deve essere scivoloso. Piano, vieni! Che sei più tranquillo ora. Vedi, la strada dell'olio è la strada dell'eccellenza, perché qui a Calci si fa un olio favoloso. E poi è un pezzo di storia, pensa che tutti questi ulivi che te tu vedi, in gran parte, furono già piantati qui dai medici, capito? Non c'è nulla da dire, l'olio è buonissimo, è eccezionale, buonissimo, ma guarda. Veramente. Però sinceramente, cioè, come mattino ho fatto giocare i tre? Ricca, ancora, tu sai, ma scusa, c'hanno briscola, tu mi fai giocare i tre? Basta, sembra... goditi quest'olio, senti che bellezza. L'olio di Calci vinse nel 1889 il miglior premio, la medaglia d'oro all'esposizione universale a Parigi. Ma quello con la cultivare Trillo. Bravo. Che è quella tipica di zona. E nello stesso anno ci fu fatta anche la Torre Eiffel. Pensa che bellezza. Senti com'è lei. Buono. Buonissimo, immaginate, va. Favoloso. Ma poi guarda la bellezza panorama. Ci sta l'esempio, va. Ma che bellezza. Oh, guarda che bellezza, Rick. Bella. Questa è la Certosa di Calci, una fra le più grandi e imponenti d'Italia. Cioè, guarda qua. E poi senti che pace. A Calci, se tu ci dovresti venire più spesso per rilassarti. Hai ragione. Ma anche d'inverno, per esempio. Guarda, veramente, una meraviglia. Ma senti, ci voglio entrare, ma che si può entrare? Certo che si può entrare. A Calci non si è mai lasciato nessuno fuori. Figuriamoci se si lascia due ova. Venite, venite ragazzi, poi vi si paga due spume. Questa mi stuzia, Bellissimo questo posto. Certo, questo è un posto meraviglioso. Oh, abbiamo ben due musei qui a Calci. Uno di storia naturale dell'Università di Pisa e il Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci. Ah, poi abbiamo anche una grande esposizione di ceritaci, non l'avete ancora vista? Venite, venite, venite. Ceritaci? Voi che sono ceritaci? Andiamo a vedere Ricca. Oh, lo so, vediamo. Maremma anticetaci, ragazzi. Certo, e questa è l'esposizione più grande d'Europa. Si vede? C'è anche la pavimenta azzurra, guardate la bella. Bellissima. Certo, Maremma antossa. Allora è proprio vero che Calci fa bene alle ossa. Ah, battuta, il calcio. Via, si va là, ragazzi, si fa la rivincita? Sì.
No, 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 ora la rivincita, guarda, intanto a calcio ci si torna di sicuro perché c'è un monte di cose da vedere. Ma ci si può tornare anche d'inverno, no. Cioè, guarda, noi vi si saluta, bisogna andare via. Grazie davvero di tutto. Grazie di tutto. Ciao. È stato un piacere. È stato un piacere nostro. Giova, guarda, scusa, sono stato un po' nervoso e mi dispiace, però tu lo sai. Comunque, oh, calcio è bellissima, lo sapevo, ti ho portato io, però a viverla è veramente ancora più meravigliosa. Veramente. Solo che... Solo il che? Solo che non mi puoi chiedere di giocare un carico quando c'è Brisco. Ma ancora? Ma, Rica, ma te lo vedi, ma c'hanno un culo. Dai. Ma poi l'ha visto come mi stuzzicavano. Sì, lo so, ragazzi, non ci pensa più, tanto ora si va a casa, fine, dai, non meglio, ti preoccupare. Però. Già, oh, ma come si fa ad andare a casa? E siamo a piedi, non c'è la macchina. Venite bimbi e vi si porta noi. Non volete mica che si lascia due uova sole per il paese. Dai, montate con due spume, ve la levate. Ricca, andiamo, prendiamo questa occasione, dai. Andiamo, dai. Estate Toscana.